Buonasera a tutti e a tutte. Grazie per l'accoglienza, anch'io mi accodo. È la mia prima diretta su Direction, quindi anch'io abbastanza emozionata, ma molto contenta di affrontare questo tema. DISO è un osservatorio Nomesis, Dynamics Italian Social Observatory, quindi cosa significa? È un osservatorio che accende il faro su alcuni fenomeni sociali e culturali. E nasce un po' per stimolare il dibattito e riflettere su quali sono appunto le tendenze, ma anche vogliamo un po' cercare di trovare quelle connessioni, ma anche contraddizioni che a volte i dati ci offrono e che dalle ricerche soprattutto emergono. È dinamico perché durante l'anno noi proponiamo delle domande nuove, ma talvolta ne riproponiamo alcune, magari dell'anno precedente, sia per termini di comparazione, ma anche perché di tendenza e perché utili. Il mese di marzo, i sondaggi del mese di marzo hanno avuto tre focus in particolare, che un po' anticipato Martina, quali sono questi tre focus? Smart working, burnout, appunto questo attivismo. E abbiamo voluto e abbiamo cercato di leggere nella loro complessità questi tre focus. Partiamo magari dalla lettura del primo sondaggio. Il primo sondaggio è concentrato sullo smart working. Abbiamo chiesto ai nostri partecipanti quanto si sentono adeguatamente pronti a lavorare in modo efficace ed efficiente in smart working. Attenzione, questa lettura mi va un po' a leggere che cosa è quanto le persone si sentono competenti nel lavorare in modo efficace ed efficiente in smart working. Quindi significa che mi vanno a leggere quello che è il costrutto delle loro competenze. Ho le competenze necessarie per lavorare in modo efficace, mi sento pronto. Il 73% dice molto pronto, il 27% dice abbastanza pronto. Questo significa che i nostri rispondenti hanno una consapevolezza delle proprie competenze, delle proprie capacità rispetto ad una modalità di lavoro nuova e diversa, che è quella dello smart working. Successiva a questa, abbiamo posto un'altra domanda legata. Quindi prima ti chiedo quanto ti senti adeguatamente pronto. Poi ti chiedo, ma tu quanti giorni vorresti trascorrere in smart working? Anche qui, la risposta ci porta a tra i 2 e i 3 giorni alla settimana in smart working. Qua c'è una piccola precisazione da fare. Quando noi parliamo di smart working, è vero che sono passati ormai 2 anni da questo uso abbastanza quotidiano e dirompente di questa terminologia, di questo uso, quindi è entrato un po' nella nostra quotidianità. Non è sempre detto, venga attribuito a quello che è un approccio lavorativo, quindi alla modalità agile del lavoro. Nel nostro retropensiero può rimane in molti casi il remote working, quindi ciò che mi differenzia tra lo smart e il lavoro in presenza è proprio la location. Sono in ufficio, sono a casa. Quindi non è a volte una rivisitazione totale dell'approccio lavorativo, ma è la location che mi determina sono in smart o non sono in smart. Quindi portiamoci dietro anche questa cosa, e con questo retropensiero e con questa accortezza, però possiamo dire che tra i 2 e i 3 giorni è lasso temporale, chiamiamolo così, più idoneo e più richiesto per svolgere lo smart working. Uniamo
Il primo e il secondo sondaggio, cos'è che leggiamo dall'unione, la prima connessione di cui vi parlavo prima? Ci denota una grande flessibilità e una grande assunzione di responsabilità da parte dei nostri rispondenti. E questo è un grande dato per le organizzazioni, perché questa disponibilità, questa flessibilità e questa volontà di acquisire una nuova modalità di lavoro, quale lo smart working, permette di andare a conciliare diversi bisogni, quelli sicuramente dell'individuo, ma anche quelli aziendali. È una bella sfida per le organizzazioni cogliere questa apertura di flessibilità. Andiamo a vedere ora. Che cosa va ad essere in modo anche indiretto ma interconnesso al fenomeno smart working? Terzo sondaggio, abbiamo sondato un nuovo fenomeno proprio dell'era in cui siamo inseriti, dell'era digitale in cui siamo inseriti, parlando dell'attivismo. Abbiamo magari sentito nelle storie, nei quotidiani, nella cronaca, Anonymous, piuttosto tutti questi fenomeni di attivismo. Facciamo una precisazione anche qua. L'attività principale non è quella di portare avanti delle cause e degli ideali politici, religiosi, non quella di ottenere un guadagno, un profitto. Quindi l'obiettivo degli attivisti è quello di promuovere l'informazione combattendo delle battaglie che possono avere diversa natura. Come lo fanno? Lo fanno andando ad entrare a violare quelli che sono i sistemi informatici. Noi cosa abbiamo chiesto ai nostri rispondenti? Quanto spaventa, quanto rassicura, quanto è indifferente la presenza di questi fenomeni che comunque entrano in un sistema informatico? Un rispondente su tre lo spaventa, ci dice: ma questi fenomeni mi spaventano. Quindi, abbiamo anche qui, da un lato, la voglia, la volontà di entrare in un mondo assolutamente digital, assolutamente tecnologico. Dall'altro, c'è un po' questo, su uno su tre, su questo timore verso dei fenomeni che potrebbero essere fuori dal nostro controllo. Arriviamo all'ultimo sondaggio del mese. Burnout. Che cos'è il burnout? Noi abbiamo chiesto ai rispondenti se lo ritengono ancora presente oggi. Quando noi parliamo di burnout, si definisce sindrome perché è la sensazione, l'avvertire lo stress associato al contesto lavorativo. Quindi io ho questa sensazione, vivo in questa situazione stressogena. E la collego al mondo lavorativo. L'81% dice che è molto presente. Quindi noi siamo davanti ad un panorama per andare verso le conclusioni e le connessioni dei trend del mese di marzo. Noi siamo davanti a quale tipo di fenomeno? Non a caso il titolo, stiamo in equilibrio guardando al futuro. Noi dov'è che dobbiamo stare in equilibrio? Dobbiamo stare in equilibrio all'interno di un fenomeno quale, ad esempio, l'alta tecnologia, l'alta virtualità, delle modalità agili di lavoro, quali lo smart working, quindi un contesto altamente smart, dirompente, veloce, multimediale. Dall'altro, cos'è che si avverte? Chi vive all'interno di questo contesto avverte da un lato un po' il timore di questi fenomeni tecnologici di attivismo che non può controllare. Dall'altro avverte una situazione stressogena. Quindi
Quindi noi cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo un attimo fermare e rifletterci e fermarci e riflettere su che cosa? Su quei comportamenti che possiamo agire e mettere in atto in primis come individui per gestire e controllare le nostre paure, le nostre situazioni stressogene. Dall'altro, come aziende, come entità organizzative, per comprendere e ridurre quel gap tra volontà e flessibilità di apertura che il nostro collaboratore, l'individuo appartenente all'organizzazione, mi mette in atto e il timore di essere sopraffatti dal timore, da paure. Quindi abbiamo un po' questo grande compito di individuo, di assunzione di consapevolezza, di aziende, di organizzazioni, di cogliere questa sfida, supportare e ridurre un po' questo gap. Una grande sfida, un grande impegno, ma credo anche una grande opportunità da cogliere, quindi proprio il come stare in equilibrio, guardando il futuro senza perderlo.